Ok, prove tecniche di sincronizzazione di porte che si aprono con il relativo script e vi farò poi alcuni tutorial sia per le animazioni. Vedete, questa è una porta molto semplice, una porta che praticamente è composta soltanto da un cubo e da uno spigolo. Questo, praticamente cliccando sulla porta, la porta si apre o si chiude, in questo caso a seconda dei casi. Può essere aperta o chiusa, però l'importante è che anche un'altra persona che è nella stessa stanza la vede aperta o chiusa nello stesso modo. Quindi se io adesso la riapro, la vede la seconda persona. La cosa interessante è, come al solito, anche la seconda persona può chiuderla o aprirla e conservare lo stato fra le due persone. Questo si ottiene con uno script che è un visual scripting che è all'interno di questo oggetto, che vedete praticamente questo script graph. Vediamo, possiamo metterlo, ok, flottante. Ecco, questo script graph qua, dove c'è un debug, è servito per vedere se funziona. E quindi semplicemente con una tecnica che più o meno abbiamo già visto, permette di andare su un animatore. Quindi vi farò degli tutorial specifici su come si fanno gli animatori, e come l'animatore, a questo punto, una volta dettogli come deve tenere aperta o chiusa la porta, lui si preoccupa di questo fatto. Il tutto all'interno di praticamente un insieme di cose che abbiamo messo su questo cardine, perché gli abbiamo messo per interactable, ma gli abbiamo creato anche un sync da animator, perché dovevamo sincronizzargli anche animator, sync da object, perché volevamo vedergli che era sincronizzato proprio l'oggetto, e dobbiamo anche dirgli che è sincronizzata la variabile di toggle, che è quella che gli permette di capire se è aperto o chiuso. E in più qui c'è ancora uno scriptino, questo qui, che ha praticamente quello script visuale che vi ho fatto vedere prima. Attenzione, tra breve, oggi, domani, insomma, dovrei fare il video corrispondente. Grazie a tutti. Ciao.